Dai, fallo tu, inizia tu. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel canale di Ella Fashion. Dai, rifallo, vai. No, non Sì. sono capace di Dai, ripeterlo. Sono come Paganini. Paganini. Sì, non ripete. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi un video in collaborazione con Shein e con una guest star. Io. Guest star che praticamente ho obbligato a fare questo video assieme a me perché ha praticamente scelto tutto lui dal sito di Shein. Oggi capirete che non sarà un video haul, quindi un video con abbigliamento, accessori femminili, eccetera, ma oggi vi farò vedere una nuova categoria di cose che potete trovare su Shein, ossia cose tecnologiche. Ebbene sì, su Shein, se non lo sapete, trovate anche tantissime, tantissime cose di tecnologia, da prezzi piccolissimi a prezzi comunque abbordabili lo stesso. Per cui ho voluto provare a metterci anch'io, diciamo, lo zampino. Volevo vedere proprio toccare con mano le cose che si vedono su Shein e oggi, insomma, facciamo intanto un unboxing. Prossimamente magari vi farò un altro video, magari in un vlog, dove vi farò vedere in azione tutte queste cose. Vai, scemo. Hai finito? Dobbiamo fare il video perché c'è luce. Dai, dai che ce la facciamo! Allora, partiamo col primo pezzo. Vai, prodotto. Il primo pezzo è prodotto, va bene, primo prodotto. Guarda, sei veramente un mastrotta fantastico. Sì, ho un Ok. futuro Sì. come YouTuber. YouTuber, è il mio mestiere, è il mio mestiere. Dai, basta. Allora, il primo pezzo, che cos'è? Beh, Uffa. Madonna, che ha scaso tutto. Iniziamo random. Vai. Iniziamo. Cos'è la prima cosa che hai ordinato? No, in realtà tre cose le ho scelte io, molto simili ma diverse tra loro, che dopo vi farò vedere. Qua abbiamo, aspetta che lo facciamo vedere, questa scatola che contiene una camera kit. Quindi penso che sia una, sì, una videocamera, da quello che mi ricordo, che hai scelto tu. Sì, una videocamera da interni Esatto. per controllare quando non si è in casa o gli animali o eventuali presenze di soggetti non desiderati. Non indesiderati. Non Non desiderati, desiderati. scusate. A noi è molto comodo invece anche per I controllare i cagnolini, le cagnolini. cagnoline, esatto. Ne avevamo una tempo fa che purtroppo ci ha abbandonato perché è volata giù dalla finestra e si è disintegrata Ha fatto un letteralmente. volo, poverino. Esatto. Diciamola, vedo Alza. che ha parecchie antenne, Eccola qua. 4, quindi avrà un'ottima copertura. È una telecamera che ruota a 360 gradi e ruota anche nel senso verticale e orizzontale, quindi può riprendere qualsiasi punto della stanza dove è posizionata. Cosa molto comoda perché quelli fissi non ti danno mai la realtà di quello che può succedere in casa, almeno con questo puoi vedere anche gli animaletti se si spostano o dove All'interno del vanno. pacchetto trovate anche, guardate, Fisher, giusto? Sì, sono per Le viti. fissarli a muro eventualmente. Esatto, guarda cosa c'è anche. Aspetta che cerco di capire Sì, è com'è. una struttura che serve per attaccare al muro che dopo la Questa. prendi. Poi la spina, cosa rara perché di solito ti inseriscono solo il cavetto Esatto. USB. Invece, ragazzi, abbiamo anche lo spinotto a sto Spinotto giro. USB. Buono, ottimo. Si collega a Wi-Fi, alla rete di casa, e tramite l'applicazione su internet, sul cellulare, hai la visione della videocamera anche fuori casa. Andiamo avanti. Poi, questi li ho scelti io, forse sono quattro i prodotti che ho messo io nel carrello. Comunque sono delle cuffie wireless senza fili, appunto. Vai, apri. Molto belle, direi. Credo di averle scelte chiare. Che in realtà le pensavo per te, per ascoltare la televisione. Si possono collegare, secondo te, o servono solo per la musica? No, no, dovrò collegarsi Bluetooth anche col televisore. La marca è questa, la Lenovo, vedete? All'interno della confezione avete, vabbè, il libretto di istruzioni e poi c'è il classico, eccolo qua, cavetto USB, ne vedo due, mi sembra, eh. Vediamo cosa c'è. Molto eleganti, tutte bianche. Lenovo,
Non è una marca da poco, eh? Vero? Mi sembrava anche a me una marca sì, già sì, sentita, sì. Almeno. Molto bello. E all'interno della confezione abbiamo, guarda, sono due in realtà. Questo spinotto, spiegami. Sì, sì, è uno spinotto che di solito va collegato per... Le cuffie, dopo dove lo attacchi? Allora, intanto abbiamo il cavetto USB, eccolo qua. E quello lì dove lo vai ad attaccare? Allora, lo sì, metti sì. lì e sì. dopo? E dopo va dove? Collegato anche sul televisore direttamente. Ah, ecco. Provatele. Right, fai il try on all. Wow. Eh sì, esatto, ti vedo. Sì, sì. Pesca. La borsa di Mary Poppins. Esatto. Bene, allora qua abbiamo... Questo l'hai voluto tu? Eh sì, questo qua è comodo anche per tenere in macchina, per i cani. E mi sa che ce ne hai inviati due. Scine. Diciamo cosa prima di tutto. È un aspirapolvere portatile, tipo phon, come dimensioni, soltanto che aspira. E ne abbiamo? Ne abbiamo due, senza abbiamo fili. Due. Senza fili, vediamo di prendere uno. No, apriamo anche l'altro dopo, sono due marche diverse, vediamo se ci sono differenze, però sì, ce ne ha mandati due, ne avevi scelti due tu, uno da tenere a casa, dicevi uno in macchina, uno giusto? Uno in macchina, sì, perché spesso è comodo averlo in macchina. Soprattutto per i peli delle cagnoline, sì, a volte magari quelle rare volte che mangiamo in macchina, anche per le briciole. Guarda quanta roba che c'è dentro, mamma mia, adesso vi fa vedere intanto l'aspirapolvere in sé. Sembra un mini phon. Oh mio. Però. Vediamo i filtri che all'interno. Allora, la marca è questa. USB Q8, credo Q8. Questa, comunque questo è l'imballo. All'interno c'è la sua sacchetta, la sua dust bag. Diciamo, parliamo un po' più fashion. Comunque la sua... Suo sacchettino, ecco, suo per contenitore. Suo no, è un sacchettino, insomma, per portarlo in giro. Poi abbiamo questo, cos'è un filtro? È un filtro di scorta. Un filtro. Poi abbiamo prima spazzolina. La spazzolina è corta e il tubicino prolunga per i punti più lontani. E poi il suo cavo di alimentazione. C'è anche la lucetta. Ah sì. Carino. Anche per la sabbia quando andiamo in spiaggia, che magari andiamo in macchina. Bravo. È comodo vero. Anche per questo. Visto che siamo in tema, guardiamo anche l'altro. Questo è l'altro mini, ancora più piccola la scatola mini aspirapolverino. Sono dei giocattolini, ma non mi sembra niente male quello lì. Abbiamo il librettino di istruzioni, vabbè che è il tempo che trova perché è tutto in Chinese, però insomma non penso che ci voglia un genio. Anche qua ci sono mille accessori, assomiglia, però mi sembra... Assomiglia, però è più comodo l'altro perché ha il manico che si ruota e diventa un pezzo meno ingombrante. Sì, è più piccolo. Ha sempre un filtro interno. Fallo vedere. Anche qua abbiamo la spazzolina simile all'altra. Qua abbiamo invece un mini aspirapolvere proprio, sembra proprio un aspirapolvere e il... Spesso prolunga. Esatto. Licenza di uccidere. E il suo cavo USB. Andiamo avanti, questo lo desideravi da tanto? Sì, quello sì. Chiamiamo la stazione di ricarica per cellulare, cuffie e orologio. Esatto. Tutto wireless. Aspetta che facciamo vedere meglio la scatolina, questo è l'imballo, wireless charging. Dovrebbe essere bianco in teoria. Era proprio quello che cercavo, perché altrimenti me lo sarei preso io a parte, perché avere tutto quanto su un colpo la sera vai a letto o hai tante spine oppure un unico prodotto come questo. Carichi tutto in un angolo solo. La base per le cuffie e... Allora, quella tonda, qua metti il telefono, fai vedere. Qua lì metti il telefono. Qui metto qui che c'è questo. E qui invece ci metto l'orologio, la base dell'orologio. Esatto, è bianco come l'avevamo selezionato. Penso che sia dall'altra parte, no? Gira. No, no, così. No, no, è così sì. Per loro. Telefono, poggiate qua le cuffiette, qua invece si ricarica qua l'orologio, vedete? E poi ovviamente c'è il suo cavo. Figo questo. Con l'effetto calamita come nell'originale, diciamo. Figo.
questo ti sarà molto utile. Poi ragazze, vi faccio vedere, visto che quando monto i video di solito mi aiuto con iMovie e spesso cambio la modalità della voce proprio, per cui ho deciso, sperando che funzioni, di prendere un microfono. Non sarà bellissimo da vedere, spero più che altro che si senta meglio la mia voce nei video. Uso il telefono, non è che ho grande attrezzatura, già si vede qua i pixel che sballano perché ho alzato la luminosità perché ci si vede poco, però ho detto vabbè, proviamo a prendere un microfonino che credo sì, che vada posizionato qua, adesso lo vediamo. E sotto, questa dovrebbe essere la base, giusto? Si che va sul cellulare, che è la... Dove c'è la presa di, per la tensione. Serve per... È un collegamento, penso, per il microfono. Per il discorso del wireless. Esatto. E anche come cassa per amplificare il suono del cellulare. No, del cellulare, della voce? Non so se è collegato direttamente alla voce o per amplificare separatamente la cassa del cellulare. Va proprio attaccato qua. Questa parte va sotto e questo è il microfonino che vi mettete qua. Apriamolo, vediamo com'è. Questo è il supporto che va messo sul cellulare, in questo caso si parla di sotto il cellulare. Apple, apparecchiatura Apple, perché la sua spina è specifica per Apple. Infatti c'era scritto che è compatibile con Apple, ho guardato apposta, esatto. Perché ne hanno tanti di microfoni, per cui state attente. Questo è specifico per Apple e questo è il microfono con la sua molletta che va collegata al bavero delle giacche o intorno, insomma, al colletto in questo caso. Wow, sai, molto effetto TG. Se vuoi dare le notizie ai nostri telespettatori? Aspetta, c'è qualche altro cavetto? Un chip sì. Eccolo qua. Un filo per la ricarica, ovviamente. Perché logicamente il microfono è a ricarica. Eccolo qua, ennesimo cavettino USB. Possiamo vendere ormai cavettini USB in questa casa. Qua ragazze, la sagra, davvero la sagra del ring light, perché ne ho scelte tre. Spero che facciano al caso mio, perché ho la ring light, ma ho quella gigante, che vi dico la verità, uso veramente di rado. Io volevo qualcosa di più piccolo da tenere, tipo adesso, che sto registrando qua sul tavolo. Per cui, allora, la prima che ho preso è questa, Ring Feel Light, che ha anche il suo telecomandino, adesso andiamo ad aprirla. Cosa esce come il prima cosa? Tre piedi. Ah, giusto. Allora, troviamo, appena la apriamo, la base. Eccola qui. La base fatta così. Qua, ovviamente, attaccate la ring light. No, aspetta. C'è... Sì, questa è per il cellulare. Se qua si attacca la base a tre piedi. Aspetta, fallo vedere. Se qua si attacca la base a tre piedi. Bisogna raddrizzarla, no? Ah, ok, scusami, giusto. È sagomabile i treppiedi, quindi va bene anche. Aspetta, anche perché attaccarli. Non lo vedono loro. Sì, lo potete anche attaccare, magari, che ne so, ad un piano, ecco, comunque si sagoma. Esatto. Qua c'è il cavetto USB con il suo telecomando, con il più, il meno, l'accensione e lo spegnimento, e questo credo che sia per cambiare l'intensità della luce, perché dovrebbero esserci tre luci differenti. Poi qua in mezzo c'è questo foro, infatti quello che mi interessava, dove mettere la base per agganciare proprio al centro il vostro telefono. Si aggancia il telefono, anche questo è sagomabile, quindi lo puoi regolare Top. Come vuoi. Perfetto. E dopo colleghi la base per collegare il cellulare. E metti il cellulare lì. Credo che lo userà. Ha anche il telecomando a distanza per accendere e spegnere la registrazione. Nel frattempo abbiamo anche acceso un po' di luci, perché tra un po' non ci vedevate più. Vi stavo dicendo che la prossima non è proprio una ring light, vedete? Però insomma il concetto è quello. Abbiamo una luce che credo abbia diverse intensità, ha il microfono sopra e qua sotto ovviamente la base per il cellulare. Comunque adesso lo apriamo, vai, che così... Il balletto l'apre, vada balletto. Wow, cioè, guardate solo l'interno, cioè c'era caput di tutto di più. Questo non è un cavo USB, comunque vabbè,
primo cavetto, poi andiamo avanti. Cerca intanto di assemblarlo. Qua c'è il microfono. No, vabbè, dobbiamo dare le notizie qua. Non pare essere un'intervista del telegiornale. Esatto. Poi abbiamo il supporto per il cellulare qua, la luce, bella grande anche, questa è la luce. Comunque adesso intanto il nostro valletto ci sta assemblando il nuovo cavalletto. Il valletto Valle Spluga. Abbiamo anche qua il telecomando e basta direi. Stai cercando il libretto di istruzioni, di distruzioni? Sì, sto cercando di capire come... come funziona il principio. Si gira. Preparo un aperitivo intanto. Vuoi un aperitivo? Aperitivo. Io odiavo assemblare gli ovetti Kinder. È presente quando prendevo gli ovetti Kinder con le sorprese tutte da costruire, forse. Le odiavo, te lo lascio molto volentieri. Forse ho capito. Ho capisciato. Hai capisciato? Sì, questo è vero. Non so per qua dietro. E quello cosa serve per agganciarlo? E dove lo aggancio io? Mica il telefono? Vedi che c'è, allora qua il telefono. Ma io non ce l'ho con lo spinotto lì al telefono, no? Esatto, non ce l'ho. Che non è per iPhone, è per altri telefoni. Che telefoni è, zio Pino? Tutti Android, vari telefoni Android che hanno la presa, come si chiama? Microfono. Questo. Bene ragazzi, adesso che abbiamo montato il tutto, questo video making kit, vieni più in qua. Mi sono resa conto che non è per iPhone. Vabbè, la luce si può usare, il cavalletto sarà utile, però le nostre interviste per i nostri utenti non si potranno fare tramite questo microfono, insomma, perché il cavo non è per gli iPhone. Va bene per gli Android che hanno appunto la presa delle cuffie, per dire. Ecco, vedete? Quindi... Ciao iPhone, non si può utilizzare questo. Ragazze, non è per iPhone. Lo daremo alla Emma. No, la Emma l'iPhone. All'iPhone? Ma le due hanno dei telefoni lei. Ma l'altro non lo usa più, figurati. Va bene. È ormai troppo avanti. È grande. Love me tender. Love me too. Tristezza. Sono rimasta malissimo. Vi faccio vedere adesso la terza ring light. Vi avevo detto che ne avevo scelte tre. Questa l'ho scelta e credo che sia uguale come dimensione, ma adesso la apriamo, quella che vi ho fatto vedere prima, più che altro per la base, ma adesso vi spiego il perché. Apriamo intanto la ring light, lì dovrebbe esserci la base. No, forse è un po' più grande. Benissimo, ok, non ho spaccato niente, ve lo garantisco. No, è più grande, fammi vedere l'altra, che la faccio vedere alle ragazze e ai ragazzi. No, decisamente è più grande, vedete? E questa, allora, innanzitutto vediamo cosa c'è all'interno. Vabbè, qua un po' di supporti che adesso vediamo di montare. Questo è sempre per il cellulare che va qua in centro, vedete che c'è il forellino. Poi abbiamo anche qua il telecomandino e intanto il nostro valletto Valle Spluga. Esatto, sì, vabbè. Sta montando la base, che è quella che mi interessa assolutamente. L'ho scelta questa ring light per questo motivo. Quindi montato, sì, vi faccio vedere la base. Vedete? Molto solida finalmente, perché sì, con il treppiedi classico. Molto robusta. Spesso e volentieri quando devo fare delle riprese, diciamo sul tavolo, quindi capovolgere così il cellulare, il treppiedi il 99% delle volte si capotta, lasciamo perdere. Quindi ho scelto questa, diciamo, questa ring light con la sua base, cioè veramente una figata, lasciamelo dire. Sì. Che allora ha interruttore. Esatto, interruttore, ha, come vi ho fatto vedere, il suo telecomandino a parte. In più, vabbè, qua posizionate il cellulare, c'è sempre la sua base che adesso non abbiamo montato. Sempre regolabile, deformabile. La ring
ring light, allora in questo caso l'abbiamo montata così fissa che ruota e basta, però vi danno in dotazione anche una sfera regolabile, vedete, che voi anche posizionate qua in modo tale da riuscire a ruotare anche in giù la ring light, che è quello che in realtà volevo io. Sì, no, sì, vabbè, però questo, ragazze, per chi fa video o insomma riprese in generale, è davvero, cioè questo ve lo straconsiglio, cioè è proprio bella solida, si sente. Qua sono contenta. Sì, bella, bene, bella, bene, bella. Molto valida. Siamo arrivati alla fine, abbiamo svuotato. Oh, il finito. Sì, peccato, perché dai, sono cose tutte interessanti. No, a parte, beh, così. A parte. Vabbè, a mannaggia, parte un microfono che non, ha, non è adattabile per l'iPhone. È rimasto malissimo. Allora, questo che cos'è? Ci ricordiamo, dovrebbe essere un kit con cuffiette wireless, ventilatore, l'orologio sinceramente non mi ricordo cosa sa, cioè che cos'è, e poi centrifuga. Sì, centrifuga. Sì. Non mai fanno una maglia di centrifuga spremuta e tutto. Sì, vabbè. Adesso lo apriamo e cerchiamo un attimo di ricordarci che cos'è. Loro lo chiamano Multifunction Mini Headset Fan. Vi faccio vedere la scritta e più che altro la foto. Quindi? Allora, si presenta così? Come un savoiardo. Come dimensioni, non vi dico cosa ha detto prima. No, allora in particolare ha il display che dice praticamente la percentuale di batteria che deve avere. Cosa ha compreso? Aspetta, queste due davanti sono le spine per ricaricarlo, esatto, o tramite USB o la spina o un'altra spina che sono le ultime utilizzate anche per l'iPhone. Questa cosa, questo contenitore ha all'interno un porta cuffie con le cuffie all'interno che servono anche per ricaricarle. E la cosa curiosa è che oltretutto, oltre a essere un porta cuffie per ricaricarlo, è anche un ventilatore con due velocità. Questa qua è una velocità, due velocità. Si sta proprio bene. Sì, non dirmelo, che spegnilo, perché sennò ricomincio a sudarci, da morire oggi. E in più ha anche la luce. Esatto. Quando anche la torcia. Con la seconda volta che si preme, la terza volta si spegne, le ali che si piegano su se stesse e lo richiudi all'interno. E se vuoi la luce, basta sempre tenere premuto il pulsante finché si accende la lucetta. È comodo, non è male, specialmente d'estate, magari sei in spiaggia con le cuffie, ascolti musica e sei caldo, hai anche il ventilatore. Savoiardo. Il savoiardo. Esatto, va bene. Ci faccio il tiramisù con questo. Sì. Questo è tutto. Questo è tutto. A voi studio! Ah, no, non è così. Questo è tutto, ragazzi. Spero che il video vi abbia anche solo tenuto compagnia o vi abbia fatto ridere un po', perché sì, sono ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto di tutti questi prodotti tecnologici. Vi ricordo che su Shein trovate la qualunque. Ricordatevi anche il codice sconto, che non ha minima spesa, per cui potete comprare anche le cose, cioè, che costano nulla, a quelle più care. Il codice sconto vale sempre, per cui controllate la info box qua sotto, vi lascio tutti i link ai prodotti che vi abbiamo fatto vedere, vi mandiamo un saluto, un grosso saluto, un grosso saluto, e ci vediamo prestissimo, non so se ancora con la guest star, vediamo, già è stata dura farla collaborare, ma hai scelto tu le cose per cui eri obbligato. Ho scelto, hai scelto tu le cose, silenzio, vi mando un grande abbraccio, ci vediamo prestissimo in un prossimo video, ciao! Ciao! Ciao, ciao.